devono venire. Allora, Giometto, fermo. Se può venire qui, perché lei ha avuto meno tempo di altri per esprimere la sua opinione in democrazia, invece. Ma benissimo, per fare vedere anche questo. Allora, faccia vedere. Che non faccia apologia di reato. No, non cos'è sta roba? È il nostro sindacato. La Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Armi. Tenga vicino il microfono. Sì, allora, l'abbiamo... Dica, cos'è sta roba? Il nostro sindacato, la Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti, che abbiamo fondato da poco più di un anno. Ma quanti iscritti ci sono? Non lo so, perché non li ho io in mano. No, io sono solo un... C'è un'organizzazione. Un aderente. Anche io posso sapere. Sì, infatti, noi... Uno dei punti fermi del nostro programma è proprio la socializzazione delle imprese. La socializzazione delle imprese. Esatto, cioè completare quella trasformazione che rimase sulla carta durante la Repubblica Sociale Italiana. Ho capito. Cioè lei vuole applicare la Repubblica Sociale Italiana? La socializzazione delle imprese, sì, esatto, che era prevista nella Repubblica Sociale Italiana, ma che per ovvi motivi di guerra non fu praticamente mai applicato. Quale razza? Sul problema della razza, la Repubblica Sociale Italiana sosteneva la tesi che c'era la razza superiore. Che no, la Repubblica Sociale Italiana diceva soltanto una cosa. Firmata... A proposito della razza, soltanto ho detto una cosa: i cittadini ebrei sono nemici di cui in questa guerra, quindi sono da considerarsi nemici. Non c'era nessuna questione razziale. I razziali semmai furono nel 1938. Infatti, lui ha parlato di Repubblica Sociale. Come ha detto lei prima, io ero troppo giovane per esserci. No, ma lui mi ha parlato di Repubblica Sociale, quindi siamo 43-45. Io sono parire sulla razza. Alle foibe, tutto deve essere. Allora, voglio che lei mi dica alcuni punti essenziali del suo fantasioso programma, prego. No, non è molto fantasioso. No, dico, state zitti, dico fantasioso. Allora. Io oggi sono molto stanco, allora, perché è stata la puntata più difficile della mia vita. La socializzazione delle imprese, l'ho già detto, che sarebbe poi tornare allo stato sociale che venne costituito dal fascismo anche durante il ventennio. In politica estera noi siamo anti-americani profondamente, quindi vorremmo toglierci questo sì, non anche. Commentate ogni singola cosa, noi non finiamo più. Vorremmo toglierci da questo servilismo che ci impone di mandare i nostri ragazzi a bombardare popolazioni che non ci hanno mai fatto nulla, come l'Iraq, la Serbia e compagnia bella, per fare i servi degli americani e degli israeliani. Non lo è. Ma se non avete mai bombardato, Manfredi risponde anche, appunto. Lo faccia parlare, no? Sul diritto di voto? Vabbè, ma insomma, sul diritto di voto? Delle no, che noi siamo democratici veri, perché noi faremo votare tutti, voi no. Il fascismo nacque in una certa epoca e quindi prima di tutto andò al potere con la democrazia, perché come si diceva prima, il re nominò. Si votò dopo, prima lo nominò. Fatelo però, grazie, la prego. Voi di storia non ne sapete niente, quello è il vostro problema. Cioè, il re ha nominato Benito Mussolini capo del governo. Il Parlamento italiano, che era questo composto da un'infima minoranza di fascisti, diede la fiducia a Benito Mussolini e non solo, gli diede anche i pieni poteri. Quindi tutti i cosiddetti antifascisti votarono per Benito Mussolini. Non solo i deputati fascisti. No, non sì, erano una quarantina, erano signore. Un'infima minoranza. La cosa importante, prima della fine di questa trasmissione, è che le persone che ci ascoltano devono capire perché uno come lei si mette a fare questa operazione politica nel 2006 e perché pensa di prendere dei voti, perché uno se si presenta pensa di prendere dei voti. Ma al di là, lei ha chiesto a diverse persone 2006, dico... Cioè, le ideologie non è che si giudicano in base alla loro anzianità. Ci sono tanti cristiani, lei andrebbe a dire a un cristiano, ma come fai a credere a una cosa di 2000 anni fa, dei tempi di Cristo, no? Stessa cosa, allora. Mussolini e Gesù Cristo uguale, la stessa cosa. No, oddio. Allora, per sapere. Miracoli non ha mai fatto il duce, comunque. No, no. Il discorso è questo, cioè il fascismo è una ideologia nata nel 19, quindi non è assolutamente vecchia, perché comunismo, marxismo sono nate ancora prima. Quindi bisogna giudicare le cose dai risultati. Allora, il ventennio, una volta che togliamo i 60 anni di menzogne e mistificazioni... Posso chiedere quanti anni a lei? Io 40, posso chiedere 42, quanti anni a lei? 42. 42. Del fascismo che cosa ha vissuto? Ma io niente. Faccio lo zero. Come era una domanda, cioè lo sì, zero. Infatti. E lei, pur non avendolo vissuto, dice io mi richiamo a questa tradizione. Ma sì, perché non lo so, c'è qualcuno di voi che ha condiviso l'esperienza di Gesù Cristo 2000 anni fa per essere cristiano? No, però suppongo lo siano tutti cristiani, quindi qual è il discorso? Anche dove non c'è più, l'entrata in guerra era condivisa, l'entrata in guerra, sì, no, sì. Il fascismo era una dittatura, signori, si accomodi con queste sue cose, ricordiamo che è però è stata una bella serata, posso fare una filosofia, lei è dei DS? Sì. Prima cos'erano i DS? Allora, lei stia zitto, no, io non sto zitto, ecco, io con i comunisti non sto zitto, la forza democratica che ha combattuto per la democrazia di questo paese, quando? Stia zitto, ma ci informi, quando è successo? Una bella
serata. Però io voglio dire anche una cosa. La politica è una cosa seria, è una domanda giusta da porre, però cioè politica e politica. Stasera abbiamo avuto una rappresentazione di certo tipo, non abbiamo parlato di questioni che riguardano milioni di persone, giustamente, perché era una serata un po' sotto carnevale. No, assolutamente. Sì, grazie a voi. Perché no? Certo. Molti di loro si presenteranno alle elezioni. Vedremo. Il signore, guarda, il signore è un professore universitario, avvocato. No, sotto carnevale non per le persone.